misteri. Alla fine a far festa il Perugia di Serse Cosmi, debuttante in Serie A, eppure già capace di umiliare oltre alla Fiorentina anche il Parma con un perentorio 3-1. Io cerco sempre di imparare, anzi di rubare questo qualcosa dagli altri allenatori. In questo momento sono come quei giocatori della nostra squadra che giocano contro Rui Costa e l'anno scorso giocavano in Serie C, quindi in questo momento bisogna essere molto attenti a rubare le qualità. A volte il problema è proprio questo, che si cerca di rubare solo gli aspetti negativi, mentre invece bisogna essere bravi a prendere quelli positivi. È finito il silenzio stampa in casa Viola, ma nessuno se la sente di venire a spiegarci la sconfitta, che deve suonare come campanello d'allarme per i tanti gol subiti, 10 finora, di cui 7 tra le mura amiche. Parte forte la squadra di Terim, in vantaggio su un tiro di Dilivio, deviato da Di Loreto in campo al posto dello squalificato Materazzi. I tifosi esultano, anche se hanno imparato alla svelta che giocando così all'attacco può succedere di tutto, anche di ritrovarsi sotto in un batter d'occhio, grazie a Vrisas, l'attaccante greco che nelle prime 4 gare non aveva mai segnato, e Saudati su rigore per un fallo di mano di Dilivio sul cross di Zemaria. Le emozioni non si esauriscono neppure dopo il pareggio a tempo ampiamente scaduto di Leandro su una punizione di Rui Costa, respinta dalla traversa. Negli spogliatoi si decide la partita. Terim gioca la carta Chiesa al posto di Amoroso, un errore che pagherà a caro prezzo. Votata all'attacco, la Fiorentina viene infilata dagli umbri di nuovo da Vrisas, a segno altre 2 volte, con la difesa gigliata, quella rimasta, letteralmente in bambola. Terim è ormai in stato confusionale, Cosmi no, effettua alcune sostituzioni, ridisegna la squadra che soffre la furia agonistica dei padroni di casa, arrabbiati anche per un netto fallo su Chiesa in piena area di rigore, ignorato da Bertini. Saltano gli schemi, la partita è solo un assedio. Nuno Gomez ci prova più di una volta, ma Mazzantini vola ovunque. Leandro riaccende le speranze. Per lui, quarto gol in campionato, ma rispetto alle precedenti prove, questa volta il miracolo non riesce. Traverse, reti sfiorate di un nulla, prodezze di Mazzantini per la Fiorentina. Arriva la prima sconfitta di campionato in un sabato incredibile, iniziato in mattinata con un abbraccio carico di commozione tra Terim e Cecchigori durante la messa in suffragio di papà Mario. È finito nel peggiore dei modi con l'ex tecnico del Galatasaray volato in Turchia a meditare su un crollo che potrebbe aprire nuovi scenari.